lo discutiamo dopo, ha una tale variabilità che su Facebook ci vuole un giorno a carica e non era questa cosa, cioè tutti i tempi per il giorno su Facebook, ma non ha senso. Allora, il concetto di base è questo. Ok, sentiamo. Chi sta da rifare? Faccio la rifare. La tariffa è, tu la prendi non da un foglio di calcolo che ha fatto il comune, ma la prendi da questa. Cosa comanda all'EA? L'EA su che cosa fattura? Sulla base di questa circolare del 2001, unica circolare dopo Don Emilio. Sì, dopo l'introduzione dell'ordine. E praticamente che cosa dice? Questi sono i lavori addirittura che si fanno paese paese, non ci interessa adesso, ma perché li trovi pure? Ma. Ci sono. Però ripresento la tariffa. Andiamo. Ok? Allora, queste tariffe libri che vigenti. Ok, queste tariffe che erano in lire e poi le hanno trasformate in euro, perché questa è stata fatta poco prima dell'EA, dell'euro, è quella che ho pubblicato. Sono identiche, perché il comune le ha riprese. E le ha portate qua. Sono identiche. 0,62. 0,62, 0,90, 1,45, vedi? Qua è in base ai metri cubi, allora è qua pure in base ai metri cubi, quello che ho capito io è una cosa, okay. E fino a qua ci siamo. Qual è la differenza? Qual è la differenza? Ti viene tariffato a 0,31 centesimi. Benissimo, ma con quale differenza confronto l'EAS? Che l'EAS, indipendentemente dal consumo effettivo, ti fatturava almeno il canone fisso, almeno sì. Invece qui, come hai detto bene tu adesso, fino a 80 metri, non almeno, metri cubi. Ma fino a 80 significa, io sto a Milano, consumo 20 metri cubi, paio diritto fisso, no, paio 20 metri cubi, questa è una cosa. Diritto fisso no? No, intendo dire, mi spiego meglio, pago il minimo, chiamalo, il minimo di 80 metri cubi, 19 centesimi. È un'altra cosa, anche l'EAS ce l'aveva, ora te lo faccio vedere. Sì, quello di 58 euro. Non l'ha mai applicato, cioè, al contrario, l'EAS, avendo problemi di lettura, ti applicava solo il diritto, ma non ti applicava le letture di 80 metri. No, perché non li poteva controllare. In un primo istante, perché non li può controllare, infatti, quant'è che non, quale, io con un condominio, con quattro figli, non ho mai pagato eccedenza, ma nulla sono potuto. Sì, no, questo lo sapevamo. Okay. Questa è la prima cosa. Ma poi c'è un altro problema, che è anche il motivo per il quale il comune ha fatto un primo calcolo sommario, ma non effettivo. Non esistono i contatori funzionanti, un 70% di contatura, tua casa, no, non funziona. No, e quindi questo lo anche questo l'eccedenza non si può calcolare. Certo, ma è normale, anche perché chissà quanto gli spuntava nel contatore X, e in realtà poi magari non era così. Io ti voglio far capire una cosa. No, io vorrei finire il mio discorso, sì, e poi tu mi fai la domanda. Quindi, tornando alla prima domanda, sono tariffe più care di quelle di prima? No. Ovviamente se tu mi dici cambia l'IVA, ma questa l'IVA è un problema fiscale, cioè se Monte aumenta l'IVA, però non ci potremmo fare niente, però nelle spese di gestione questo non ce l'abbiamo calcolato, quindi ancora sulle bollette ci sarà calcolato poi la variazione compreso dell'IVA o le tariffe sono queste sono come quelle che sappiamo, no, noi 120 però, e 90. Scusami, tu se, a te quello che interessa sapere stando alla tua domanda quando parte la tariffazione sarà meno cara, sarà almeno quanto ti dari prima, se 80 metri cubi, se no addirittura anche di meno. Ma qual è il punto, perdona domanda che tu hai fatto all'inizio, che tu sei partito da un giudizio che la tariffa, il costo della bolletta era più caro. No, non ha detto che io ho detto che erano le bollette, la bolletta sarà molto più cara anche dopo, andando ai nostri conti. Abbiamo fatto 2011, 2012 e penso pure 2013 saranno cazzi nostri, ho detto sì, ma non io perché non la tariffa è più cara, no, questo è il punto che ti voglio spiegare. La tariffa, quando il comune ha preso questo servizio in mano, non solo non è più cara, è almeno uguale, è fino a 80 metri cubi, addirittura è di meno. Poi c'è un altro fatto. No, è uguale. Perché io calcolo i fatti e da informazione compresa, poi la tariffazione verrà fatta dal risultato che viene moltiplicato poi per l'ennesima. Cioè lui mi spiegavano questo. No, la tariffa cai, tu consumi 100 metri cubi. Sì. E 100 metri cubi. No, mi spiegavano questo, che se io consumo 85 metri cubi, praticamente succede che. Se lo tariffano a 160? No, a 31 il risultato, fino a 80 a 31, il risultato dell'eccedenza poi verrà moltiplicato per 45. Cioè, il risultato lui, tu questo a te danno a spiegare. Che da 0 a meno è a scaglioni progressivi tipo IFO, dice, ma pure lei era così. E infatti. Però questo non si poteva pure evitare, già la prima cosa, giusto? Voi la potete evitare, direttamente facevate il calcolo. Perdonami, noi stiamo partendo da un altro concetto. La tariffa è più cara? No. Anche l'EAS fatturava così. Guarda qua, scusami. Qua come lo leggi tu? Tu fino a 80 metri cubi la paghi a 62. Okay. Da 81 a 160, a 90. Che non viene moltiplicato, significa ne fai 85.
80 metri cubi sono 0,50. 5 metri cubi sono calcolati in quella maniera. Certo, ma queste si chiamano tariffe progressive tipo IP. Ma pur, ma in ogni caso, perdonami, ipotizziamo che non era come si sto dicendo. E poi io sommare tutte le cose. Certo che le devi sommare. Ma una per 5 e una per 80, no? Ho capito. Il concetto però qual è di base? Ipotizziamo per un attimo che non fosse come ti dico io, ma era tutto a 85, giusto? Anche l'EAS fattura così. Cioè ti voglio dire, noi non abbiamo modificato il metodo, né la tariffa, né il metodo di calcolo, tranne per la prima fascia, rendendola più competitiva ancora. Perché l'abbiamo fatto? Perché molta gente si lamentava che non stando a casa ovviamente non consuma acqua. Ma ci sta! Certo, oppure c'erano anche gli anziani che magari non arrivano a consumare 80 metri cubi. Ma chi? Forse se sono 50. E quindi dicevano, io perché devo pagare 80 metri cubi? Era stato per questa allora il ragionamento fatto. Mm. Fermo restando, ti stavo dicendo quindi che la tariffazione, perché noi da questo documento siamo partiti, non è che noi ce le siamo inventate. Infatti perché con Lima? Perché non ce le siamo inventate? Siamo partiti da questo, per, intanto dice non superiamo, vediamo nella realtà quanto costa il servizio, che poi c'è da fare degli adeguamenti in futuro o in meno o anche in più, perché tu hai anche deciso di fare degli investimenti per rendere l'acqua potabile. Il fatto famoso del 50% non è né un colpo di scienza di uno né un colpo di scienza dell'altro. Il concetto qual è? Che anche lei ha, siccome l'acqua non era potabile, era obbligata a fare questa cosa, quindi non l'ha mai fatto. Il comune invece si è adeguato alla legge. Okay. Quindi stando a questo, anche su questo il comune è stato molto lineare. Perfetto. Dopodiché ti dico un altro due aspetti importanti che scappa al di più delle persone. Quando lei si rinvia un tubo, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo di fatto, ti mandava un pezzo di carta, che se voi potete chiedere al comune questi pezzi, dove scriveva: siamo impossibilitati a fare qualsiasi tipo di intervento per carenza di soldi. Ma prega... noi e poi ve li farchiamo. No, nel senso, perché poi sono soldi che vi rimborsano. Cosa faceva l'EAS, che questo è stato un altro vantaggio a prenderci l'acqua noi. L'EAS incassava per conto in nome del comune, perché la legge prevedeva questo per l'EAS, il canone di depurazione, che doveva servire per i depuratori. Noi sono questi soldi garantiamo. Questi depuratori esistono? Il nostro depuratore. Tu stai parlando... Il canone di depurazione, secondo depuratore è nostro, ce lo deve rimborsare, che il cittadino paga. Sì. Ma hai fatto, i soldi famosi che noi vantiamo. Sono questi per tutti gli anni. Perché il depuratore non è €100.000 l'anno di questi canoni di depurazione che non ci ha mai restituito. Perfetto, quindi in previsione di questo, scusami, ora io ti voglio bloccare, quindi in previsione di questo che comunque l'EAS deve dei soldi al comune. E che comune ha messo l'avvocato? Benissimo, ha fatto più che bene in questo caso. Io vorrei sapere una cosa, c'è in previsione che questi soldi poi vengono utilizzati per i nuovi contatori, per le nuove... Nel momento in cui l'EAS dovesse pagare questi soldi, nelle more del bilancio, esatto, sono afferenti all'acquedotto, ma poi il Consiglio Comunale col bilancio di quell'anno destabilirà se fare investimenti sull'acquedotto. Intanto sono di pertinenza dell'acquedotto. Perfetto. E poi potrà fare investimenti, comprare i contatori, abbatterli, fare un pozzo nuovo. Dico, può fare quello che inerente a questa cosa, spero che poi li spenda proprio io non posso risponderti oggi. No, sicuramente. Io ti posso anche dire perché che... in prima istanza non farebbe pagare i cittadini intanto i contatori, intanto la manodopera iniziale. Ma la volontà di fare risparmiare sarebbe sull'acqua, un'ottima cosa. La volontà di far risparmiare sull'acqua è punto comune di tutti. Non è un caso che noi ci siamo preso l'acqua, perché ti dico un'altra. Cioè, ora io l'acqua. Poi ti voglio fermare su una cosa. Ultima che è cosa. Prima vado a affrontare. Dopodiché c'è un fatto che è fondamentale. Oggi il comune riesce a garantirti un intervento in 48 ore. Prima tu devi aspettare un mese che lei attende a fare un intervento. E ci dovevi portare i mezzi tu, perché spesso non aveva manchi i soldi per pagare la benzina del mezzo stesso. Ho capito. E quindi da questo punto di non solo. Noi sai quanti soldi abbiamo pure di interventi come comune fatto e richiesti in questa famosa causa all'EAS che ci devono restituire? Perché noi li anticipavamo, ma l'EAS era perché... Cioè al di fuori di quei soldi che vi dovevano quanto riguarda... No, è un calderone complessivo di conteggio. È un calderone complessivo, oltre quelli là della depurazione vi dovrebbero dare anche altri soldi. Certo. Ho capito. Perfetto. Ora ultima la cosa. Questione del 23 gennaio è questa. La questione del 23 gennaio è questa. Ci sono stati degli attivisti, delle persone che hanno portato direttamente... a questa commissione per l'acqua a livello nazionale il fatto che le tariffe che hanno riapplicato sono fuori legge.
Ma questo va combattuto, io non mi riferivo a questa cosa. No, dico, per questa è una notizia che ti do in più, magari che non sapevi. Io l'ho pubblicata, no, l'ho pubblicata tempo fa, qualche settimana fa. Su questa tematica noi possiamo andare avanti a fare tutte le battaglie che vogliamo, perché l'obiettivo, io mi sono solo riallacciato. Ma non c'è dubbio, perché tu l'acqua, cioè la mia acqua di proprietà. No, certo. Solo che io mi ero solamente soffermato a precisare, Fabio, se poi tu mi dici, ecco quasi ti volevo dire che su questo era lungo da spiegare, che la bolletta di quest'anno, essendo una bolletta di acconto, è più cara dei 52 euro scorsi, sì, è probabile, ma è solo... Non è sicuro, intendo dire questo, ma è una bolletta di acconto, non è la tua tariffa che pagherai. È di acconto, però, no, aspetta, è di acconto. Ah, sconto della prossima volta. Però tale importo verrà conguagliato entro la fine dell'anno successivo. Certo. Qua parliamo di date, 2012-2013. Ma che c'entra? Comanda però la fatturazione. Perché come è scritto in questa delibera non si è partiti dal 1 gennaio 2013 con la tariffazione? Ma sono stato un anno e mezzo di tempo per adeguarci a queste cose, perché alla fine cambiare i contatori ci possono volere 6 mesi. No, ci vuole quanti soldi, ma comunque perché costano almeno 200, secondo me 200 mila euro. Però questa domanda, perdonami, non la puoi girare a me, perché non ti è fatto, nel senso che io a febbraio mi sono dimesso. È stato l'unico a rispondere. No, io intendo dire, non la puoi fare a me. Io non volevo che parlavo, io volevo che parlavo qualche altro. Perdonami. Tu perché comunque sei molto più informato di altre persone. Ma questa domanda. Gli altri non sono neanche Fabio, questa domanda è legittima la tua, ma qui questa è una domanda a questo punto tecnico. Che non puoi rispondere più? No, tecnico politica. Io mi sono dimesso. Io parlo col tecnico, il tecnico non mi sa rispondere ad oggi. Occhio, su queste cose. Non sono più care. Ma questa è un'altra storia. Su questa domanda io ho fatto una domanda a un tecnico di ora e lui mi ha detto che ancora non ha letto bene la cosa, cioè non è che sta rispondendo più di tanto, ma su questa cosa io dico che deve dare risposte. Questa domanda devo riportarla a qualche altro. No, certo, io credo che posso dire che l'organo di riferimento in questo caso per ora è l'assessore ai lavori pubblici. Si può informare lui, quindi possiamo andare a fare le domande direttamente a lui. Io mi premeva dirti sulle tariffe che le conoscevo, perché in quel periodo c'ero io anche come assessore a bilancio. Le tariffe. Mi ricordo che quando noi le abbiamo viste, guardate, non erano più care. Poi mi sono andato a prendere le carte, infatti non sono più care. Poi, se la bolletta è una bolletta d'acconto, che come c'è scritto qua, se verrà scomputata, no, non c'entra, non è una tariffa più cara, è un'altra storia questa. Non solo, ultima cosa prima di andarmi. Sì. C'è una cosa che l'EAS non ha mai fatto. Cioè? Te lo faccio vedere subito. L'EAS, vedi questi diritti fissi? Questi diritti, le altre cosa faceva? I famosi 50 euro dovevano essere 6x8, 54, cioè 6x8, 48 più 2, giusto? Ti doveva mettere praticamente il conteggio, ma ti doveva calcolare questo diritto fisso in base ai metri cubi che tu andavi a consumare. C'era il nolo del contatore anche qua, che l'EAS non ti metteva nella bolletta normalmente, almeno le ultime che ho visto, erano che le ho viste tutte. E poi c'è una serie di diritti fissi che non ha mai calcolato. Applicato. Quasi mai, vedi qua pure. Contatore, con contatore dell'utente, con contatore ES, la maggior parte sono con contatore ES che cambiavano pure queste cose. Sì. Oh. Cambia la tariffazione. Quindi questo pezzo, con questo pezzo, non l'ha mai. Cioè non è mai arrivata una bolletta bella distinta, diritto fisso, tanto. Consumo effettivo, tanto. Arrivava un'unica bolletta. Arrivava una specie di diritto fisso omnicomprensivo. Sì, ho capito. Ma non rispettava questa che è la loro tabella. Ma questo spiega pure. Questo spiega pure a questo punto arrivato. È stata l'EAS, è un ente, a parte rottura del fatto di incompetenza. Questo spiega pure il disservizio che c'era in continuazione, cioè il fatto che non c'era un controllo adeguato, ad esempio. Perché se tu mi stai dicendo non sulle bollettazioni. Per darti un servizio buono, ovviamente. Ma l'EAS però, attenzione, non è che gestiva solo qua, gestisce in tutta la Sicilia. Anche attualmente l'EAS, nonostante è in litigazione, gestisce l'acqua in altri comuni. Se tu vai nel Palermitano, ci sono ancora comuni che sono sotto l'EAS. Sì, anche a tu. E io dico non li so tutti, ma ce ne sono. Tutti hanno attuato la nostra scelta, che è stata una scelta illuminata da questo punto di vista. Ma illuminata perché quantomeno hai stato tu esattamente il termine appropriato, controllare. Cioè noi quantomeno adesso possiamo intervenire sull'impianto immediatamente, quantomeno siamo sempre in agio. Possiamo fatturare, se c'è un errore correggerlo, poi non è che nessuno dice che c'è la perfezione. Io sono solo partito dal dire guardate che le tariffe non sono più care, anzi fino a 80 metri cubi di tutto si risparmia. Dopodiché
in una cosa che sta partendo anche nella fatturazione, se c'è da aggiustare, se c'è da tarare, ma è evidente che c'è la totale volontà da parte di chiunque io pensi, perché l'obiettivo è portare innanzitutto l'acqua potabile, far arrivare l'acqua potabile, per portare a un risparmio complessivo. E per fare questo è un minimo di investimenti. Con l'acqua potabile qua sto leggendo che il risparmio non so fino a che punto, perché se tu per gestire l'acquedotto convende 535.000 senza acqua potabile, poi sarebbero. Ma nella gestione dell'acquedotto c'è pure le tariffe variano? Sì, ma nella gestione dell'acquedotto mi permetto di dire che c'è pure ad esempio il personale, che i soldi non è che vengono presi dalla bolletta, i soldi vengono presi dai trasferimenti dello Stato, evidentemente, capisci? Per pagare gli stipendi. Per anticiparli, dici tu. Per pagare gli. Perché, scusami, in questo momento chi è all'acquedotto unifica sotto, anche se non c'è bollettazione. Perché quello che ti spiegavo io, siccome la legge consente ai fini IRAP che i servizi commerciali dei comuni, cioè i servizi dove il comune ha un incasso, quindi l'acqua, ma ce ne potrebbero essere altri, l'IRAP sul personale si può detrarre, no? E quindi c'è un vantaggio economico per l'ente. Ecco perché il personale, come dicevo, è messo là dentro, solo per questo motivo. Perché contente di risparmiare l'IRA, ma questo avviene in tutti i comuni, i servizi commerciali. Quindi tu vai a mettere le previsioni di spesa di bilancio di un personale che sulla carta ancora non esiste. No, esiste, perché guarda che l'ufficio acquedotto è stato creato con nel 2011 c'è scritto qua. È stato creato con una delibera. Ma c'è scritto nel 2011, con una delibera del 2011, il costo di questo ufficio è di 58.000 e sono sembra gente che già c'era comune, non è che è stato preso sì ma sono gente che già il comune paga, sono perfettamente giuntivi, scusami. Se io sono già dipendente comunale e faccio servizio verso il comune, sono aggiuntivi, è uno questi sono gli operai che vanno a fare servizio, ma non sono quei due operai e tre operai che vanno a fare servizio, ma che non è questi soldi, Fausto. Certo, non è uno Fausto. No, ascoltami, ma non è uno spostamento aggiuntivo. Cancella sta delibera, questi personaggi sempre tanto costa, è stato inserito là per recuperare l'IRAP su queste somme. Sì, ho capito. Quindi, quindi tu mi vuoi fare capire che questa cifra all'interno. Cancella questa delibera, comunque la paga il comune perché queste persone erano in altri. Momentaneamente. Ok, quindi non sono soldi in più che questo ufficio deve andare a prendere. Assolutamente no. Okay. In più l'ufficio sai cosa ha potuto comprare? Un paio di computer per fare la tariffazione, la bollettazione, un programma informatico, personale. Appunto non sono 58.000 euro in più rispetto a quelli. L'ufficio del servizio idrico integrato prevedeva una spesa corrente per l'anno 2011 pari a complessivi 58.000 euro. Ma perché sono le persone? Un ufficio che per l'integrazione oraria del personale alto. Ma parla chiaro, cioè l'integrazione già, tu sai benissimo che l'integrazione non ha un prezzo che può arrivare a neanche minimamente aspetta, è contrattista. E sono quattro persone. Già imputata al codice da del bilancio, allora in corso di formazione. Da questa cifra. A questa cifra comunque c'è un'altra differenza, perché qua parliamo poi di somme, dov'è? Stipendi, cioè qua parliamo di somme, perché qua ci sono anche gli effettivi, il ruolo, chi è il responsabile del servizio idrico integrato? È un effettivo. È l'area tecnica. No, l'area tecnica, c'è un dipendente, questo intendo dire. C'è e questi qua il comune lo stesso paga. Deve pagare in più? No, in più. Ma allora perché ci calcola questo stipendio dalla tariffa? Scusa, io questo non ho capito, Fabio. No. Sinceramente questo non l'ho perché capito. Perché quando tu, io non ho affrontato, però ti do questa risposta, dopo la possiamo fare il secondo tempo. Va bene, va bene. Quando okay. Tu. No, signor, questo è il secondo tempo. Fausto, io sono felice. Tu mi hai fatto una domanda, dopo posso rispondere. Sì, io sono felice se tu mi hai fatto una domanda. Vieni qua, dacci risposte un pochettino più precise. No, questa è precisissima. Quella. Io sono tante le domande che ti vorremmo fare. Una domanda alla volta. Io mi fermo qua e poi facciamo il secondo tempo perché me ne devo andare. Va bene. Ti ripeto una cosa. Non è che questi sono soldi in più. Il punto è questo. Quando tu costituisci un servizio commerciale, ipotizza una mattina che a Palazzo Armato si paghi per entrare perché mettiamo una sala multimediale a 5 euro. Giusto. Per entrare si paga a 2 euro. A quel punto, quando costruisci il servizio sala delibera, devi fare l'entrata e la spesa. Nella spesa prendiamo il personale che già c'è là e diventa voce di spesa. Perché? Perché noi in più è un'allocazione di bilancio. Cioè questo significa che questi soldi che Tu li trovi qua non li trovi negli altri. Ecco, non li devi trovare come stipendi in quel caso per quanto riguarda. Ok. Va bene. È allocato. Perché i costi. I centri di costo di servizio si fanno per singolo servizio. Qui c'è il centro di costo di servizio dell'acquedotto, che costa tanto. Poi poteva avere un costo superiore se tu dovevi prendere una ditta esterna che ti faceva gli operai erano tutti esterni così. In questo caso sono gli stessi che già avevamo, solo che vengono tolti da una parte perché è stato costituito un nuovo servizio. Questo stipendio comunque nell'area tecnica non lo trovi più. Sì, non lo trovo più, però comunque queste persone
bene che vada possono essere 5 a gestire questa cosa. Non lo so, questo poi calcoli. Dico, i calcoli comunque non combaciano con il prezzo del potere. Tu poi questo sì, tu non sono del mestiere, dico, io non ne capisco. Ci mancherebbe combattere, anche perché c'è. Non è competenza mia, dico, ma toglimi questo io. Da quello che abbiamo visto noi, comunque tu metto l'altra volta un discorso, lei è fallita perché comunque faceva pagare a tutti. La stessa cifra e non. Forse solo perché ci metti a tutti. Anche per questo. Non era un esempio di zelante di gestione come sprechi. L'esempio zelante, visto che comunque un consigliere di opposizione qua aveva detto che si poteva fare partire una tariffa sociale un po' più elastica, un po' più leggera per tutti, visto che avete, ma quanto hai pagato negli ultimi 2 anni tu? 58 euro. Tu no, finora ho pagato zero, ma so che mi arriveranno le bollette, già so i pezzi che mi arriveranno. Però dico la tariffa sociale o la tariffa... Perché non si è considerata, visto che ancora non avete... Perché ti è fatto sto forfettario, secondo me sbagliando, secondo me una mia impressione... Quello è un altro aspetto. Pensiamo in un aspetto forfettario... Ma quello è un altro aspetto, pensiamo in un aspetto prettamente politico. Perfetto, allora... E poi l'altro film, io devo rispondere... Tu metti della parte cittadino, io che pago tanto... No, io sono un cittadino, non ho capito, io parlo da cittadino, io che pago tanto, no? Sapendo che comunque o pago o non pago, quelli sono i soldi, io domani mattina vado in campagna da me, apro l'acqua e mi faccio uscire 3 giorni di acqua, tanto so che pago la stessa cifra, quindi tu o invogli la gente a consumare tanto e comunque vai sempre a discapito delle persone di Milano o delle persone anziane che comunque non andranno mai ad avere lo stesso consumo che può avere una lavanderia o un bar. Ma siccome il forfettario, questo importo è solo nell'attesa di mettere il contatore, ma la tariffa di base non è più cara. La domanda che intendeva dire tra 200 e 50, facevate una via di mezzo invece di 200. Ascoltami, la domanda che intendeva farti per tutti, perché allora così era un po' più la domanda che intendeva forse, visto il periodo, Fausto, visto la confusione che ancora io la tariffa non è che stata fatta ora parti lui credo che lui ti riferisca a questa domanda il consigliere Ferrini sì, che no, questa è ottenuta la parola no, qua dice che risultano modificati. Ecco, statistico presente al Consiglio Comunale del 30 giugno 2011 che oggi risulta modificato, chiede chiarimenti sul detto prospetto. Questo è quello che dice lui. Scusate, sul chiarimento tecnico che dici tu, tecnico, visto che io non ero in consiglio quindi in quell'occasione. Io gli ho chiesto al consigliere, mi sa ancora che poi non mi hanno dato la risposta. Perfetto. Questa è una cosa che più devi chiarirti con lui. Io ho voluto dare da lui, nel senso. Con il consiglio. Per quale motivo è stata cambiata? Con lui e con i consiglieri. Io gli ho detto al consigliere Ferrigna, per quale motivo è stata cambiata? Mi disse Fabio, ancora ad oggi non mi ha dato la risposta. Non lo so neanche io. Te la daranno, però dico, mentre stavo ora. Daranno 3 mesi fa. Ho capito, ma io non è che lo ti posso. Lui obiettivamente non è consigliere, quindi non fa parte. No, ma io non c'ero, forse manco presente a quella parte. Ok, ma non fai parte neanche della giunta, quindi. Ma il problema io, credimi, non è questo in questo momento. Istituzionale diretto non ti può dare una risposta. Mi piaceva dirti, ci possono essere delle cose da aggiustare? Sì. Il problema è la tariffa che è più alta. Proveranno ad aggiustare queste cose. Io penso sicuramente. Però ti posso dire questo, Fabio, perdonami. La mia risposta alle domande era questo qua. Ci sono delle cose che a gestione corrente si possono migliorare? Sì, sì, sì. La tariffa stiamo cercando di portarle un planning al comune. Benissimo. Dove dirà dove eccezionale ci potremo cosa. Lavorare pure assieme. Benissimo. Nel senso io posso fare anche le mie proposte. Noi abbiamo due progetti proprio inerente acqua e fogne. Allora, benissimo, eccezionale. Altra cosa però, di base la tariffa costa di più? No. Allora Fausto, questa mi interessa. Sì, guarda. Questa storia che è più bassa, la sappiamo, però se comunque sappiamo, noi... Da là siamo partiti, No, sappiamo. Alla Fausto, l'interesse nostro da qual era? Muovere le acque, sai perché? Perché comunque a breve verranno montati, cioè perché dopo 2 anni... Ma smuovere le acque è un'altra storia. No, ti voglio dire, perché dopo 2 anni che noi comunque aspettiamo che questi conduttori vengano messi, non si sono stati messi fino a quando noi non abbiamo fatto uscire la notizia. Ma oggi tu sei nell'area tecnica, non lavori con l'ufficio tecnico, ma perché non glielo chiedi là che tu sei là dentro? Tu non sei l'area tecnica spostata in questo momento. No, non lavoro qua io queste cose non le posso anche saperle, ma non sei nell'area tecnica, nel senso che non stiamo parlando di responsabilità, stiamo parlando di domande. Se vuoi sapere, ci sono due tipi di domande, io se mi permetto di dire, per chi vuole sapere e per chi vuole accusare. Certo. Se uno è interessato a conoscere, tu lavori in una stanza, se tu sei al Glauco e sei nella tua stanza, bussi, vuoi sapere una cosa, ragazzi, ma posso dire una cosa? Certo. Tu sei là, dici scusate, ma lei ha una curiosità, okay. Per chi vuole conoscere, senza puntare il dito su nessuno. No, ma nessuno vuole puntare il dito. Quindi poi dopodiché, io dico, ci sono delle cose che si possono migliorare. Sì, sicuramente sì, ma la tariffa è uguale, non è più cara, non è partita, anzi, fino a 89 euro è anche di però ora fammi raccontare. Tu mi saluto per... Mi confermi il fatto che...